Siamo nel cuore della città, la rotonda di San Lorenzo, la basilica di Sant'Andrea, la casa del mercante, il cuore vivo e pulsante di una città che dal Medioevo, Rinascimento, in poi presenta una condizione particolarissima. Questa che vediamo è Piazza Erbe. Lo dice il nome, la piazza nella quale si vendevano le erbe, le verdure, la frutta, ma anche tutti gli altri elementi, il pane, la carne, il pesce. Era un fiorire di rivendiglioli, ognuno vendeva il proprio prodotto, il cibo. Lo dobbiamo immaginare, tutti questi venditori che si accapigliavano anche per vendere, per arrivare ad accontentare il consumatore. Insomma, qui si concludevano gli affari, qui si vendeva tutto quello che aveva a relazione con il cibo, qui si costituiva quell'elemento trascinante della storia di una dinastia, non solo, ma di una città, di un popolo che viveva con quei prodotti che in larga misura erano acquistati qui. La trattoria Centolampini è nata nel 1981 con il vino Camatti, mio padre e Maria, mia mamma, hanno trasmesso la passione per la cucina e per la tradizione mantovana a me e mio fratello. Io sono in cucina e mio fratello segue la sala. Il mantovano viene qui a mangiare i piatti tipici e a mangiare ovviamente anche le nuove proposte che io e il mio chef Luca. Luca è con me da 30 anni, siamo cresciuti insieme creando anche nuovi piatti e comunque rinnovando anche quelli che sono i piatti della tradizione. Mia madre comunque è siciliana e ha imparato a cucinare i piatti mantovani dalla madre di mio padre, quindi da sua suocera. Ha sempre portato con sé quello che erano i ricordi della cucina siciliana. Infatti c'è sempre qualche spunto nella nostra cucina. Non puoi cambiare un bigolo con le acciughe o un'insalata di capone o un luccio in salsa. Ci sono delle varianti, certo. Noi abbiamo il luccio in salsa verde, ribaltano il luccio con la noce moscata e il parmigiano reggiano, comunque sono tutti piatti tipici mantovani. Sotto vediamo le antiche beccherie di Mantova, dove lavoravano i beccai, ossia i macellai. Intanto vi è da dire che si tratta di una costruzione molto importante. Qui c'entra il nostro Giulio Romano, il quale non fa solo la camera d'amore psiche, non fa solo Palazzo Te, non fa solo la Sala di Troia, ma si dedica anche a un elemento architettonico così importante dove vi sono le antiche beccherie della città. Qui sotto i macellai del tempo ponevano i quarti di bue, le mezzene, tutti gli animali venivano sezionati, tagliati e viscerati e poi tutto il resto che si scartava si prendeva e si buttava nel rio che scorreva abbastanza impetuoso attraverso la città. L'uso dei materiali, delle materie prime, è molto legato alla cucina gonzaghesca, quindi piuttosto che il burro si usa lo struto di maiale per certi piatti. I tagli di carne che si usano non sono certo tagli nobili,
per quanto riguarda soprattutto la cucina di popolo, ma l'uso del quinto quarto, quindi le frattaglie, la trippa, il rene, il fegato, il cuore, le cervella. Tutto comincia nel 1982 quando, con la guida del mio maestro, il grandissimo Angelo Ballasini, comincio in quella che era l'osteria delle Quattro Tette, allora su via Cavour. Dopo un periodo che è durato circa 8 anni, sono passato a un locale a Caselle di San Giorgio. Lì è stata una storia, un amore improvviso e breve, e dopo un annetto mi sono trasferito in Corsica, dove sono stato un paio d'anni a lavorare. Comincia la mia avventura con i Circoli Arci, una grandissima esperienza, ed è stata una cosa molto bella e mi ha arricchito tantissimo. La mia cucina è la cucina che è sempre stata, quindi una cucina che addirittura si può definire neoarcaica, in quanto mantengo e ho sempre mantenuto le tradizioni della nostra cucina. Qui viviamo la effervescente stagione del cibo, del piacere del cibo, attraverso una ricognizione che potremmo definire documentaria, in quanto vediamo nella cucina tutti gli elementi che compongono il fare. Preparare cibo significa disporre di strumenti adeguati, e la cucina dei Conti d'Arco è veramente un campione che ci presenta mille elementi diversi. Ci troviamo in Palazzo d'Arco, una dimora aristocratica mantovana molto importante, significativa soprattutto sotto il profilo artistico. Qui possiamo rilevare il 7-800 più pieno, più bello, più elegante. Qui operano gli scalchi, operano i cuochi, i gargioni di cucina, uno stuolo di personaggi che gravitano intorno a quello che possiamo definire il piacere della bocca. La tradizione per me vuol dire pulizia di gusto, vuol dire essere molto semplice. Molti adesso si atteggiano a cucina di tradizione, anche la ristorazione di un certo tipo, una ristorazione alta che dice bisogna tornare alle tradizioni, ma le tradizioni devono essere rispettate. Non è fare tradizione, buttare dentro tutte le cose del territorio e dire che è un piatto tradizionale. C'era chi diceva che la cucina mantovana è più leggera di quella emiliana, più fantasiosa di quella veneta, e quindi trovo un equilibrio che viene trovato solo qui. La cucina mantovana si è fatto un nome proprio per questo suo, diciamo, isolamento rispetto alle altre regioni. La storia nasce nel 1964. Io e la mamma, alla mamma e a me offrono una piccola trattoria che si chiamava La Torretta ed era in via Leon d'Oro. A un certo punto alla Torretta non possiamo più stare, la marchesa Giovanna d'Arco aveva una trattoria chiusa da 10 anni e andiamo io e mia moglie, che eravamo appena sposati, abbiamo 22 anni, la marchesa ci guarda e ci dice: ma cosa fate voi così giovani? E però ci siamo piaciuti a vicenda e la marchesa mette il progetto di aprire questo ristorante. Avevamo noi Don Costante Berselli, che era un amico di famiglia, sente che io e la mamma Rina apriamo questa trattoria e arriva con un libro, che è il libro di cucina mantovana di Principe di Popolo, che lui ha fatto ricerca e ha stampato nel 63. Mi fa vedere questo libro qui, mi dice: guardalo e poi dopo mi fai qualche ricetta. Prima ricetta che abbiamo preso, visto, che ci sembrava molto, molto semplice e molto legata alla ricetta, senza essere stravolta, era il petto di cappone. Chiamiamo Don Costante l'assaggia e piace a entrambi, cioè è molto legato proprio alla ricetta originale ed è una cosa che è riuscita bene. Dopo questi piatti qui noi cominciamo con tutte le zuppe dello Stefani.
Questo dipinto su tela, raffigurante l'ultima cena, ci dà la possibilità di prendere visione di quelli che sono gli elementi che compaiono sulla mensa alla fine del Seicento e che in verità rispecchiano quella che potrebbe definirsi una cucina e una tavola dei nostri giorni. Notare come, ad esempio, compaiono i cibi che oggi noi consumiamo, il pollo, il pesce, la carne, il pane, quindi tutti elementi di un quotidiano che non muta nel corso di 300 anni per quello che riguarda l'imbandigione di questo singolare banchetto. Vediamo inoltre la rappresentazione di alcune suppellettili, compaiono dei coltelli, compare un calice vicino al Cristo, compaiono dei bicchieri bellissimi, dei calici trasparenti, eterei, così come questa fiasca giallastra in primo piano, insomma una concessione anche alla piacevolezza degli elementi che rappresentano il convivio. Una dimensione di una città che è fondata dall'indovinamanto e che si costituisce attorno a questo affresco bellissimo che ce la racconta con le sue porte, con le sue torri, con i suoi monumenti e il contado intorno, castelli e fortezze. Tutto incomincia qui. La storia dei Gonzaga, la storia di una città, è una immersione nel cibo, nel convivio, nella magnificenza dei banchetti raccontata attraverso il quotidiano. Le nostre terre erano paludi, era palude, che si erano vivendo in mezzo all'acqua. Maria Teresa d'Aosta, signora Benedettina, ha prosciugato e ha reso il mantovano fertile, le nostre terre fertili per questo, come il Nilo, le terre mantovane sono fertili perché erano bagnate dal Po, il Po vecchio, il Po nuovo, dalla secchia. L'ambasciata è nata nel 78, qua questa casa nostra, abbiamo aperto in agosto e abbiamo aperto il primo periodo, i primi 3 anni, come pizzeria. Perché ambasciata? Perché Vistello viveva allora, che era il nostro amico, l'ambasciatore Adolfo Alessandrini, ambasciatore d'Italia nel mondo. E quando abbiamo demolito, costruito, veniva a trovarci qualche volta e portava una bottiglia di grappo, di vino e muratori, che è l'ambasciatore, che è l'ambasciatrice, ambasciata. Dopo 3 anni, nel 81-82, abbiamo deciso di chiudere la pizzeria e aprire solamente il ristorante. È stato un successo. Vi è una relazione formidabile tra i monaci, tra i priori, gli abati del monastero benedettino e la famiglia dei Gonzaga, la quale si rivolgeva qui alle derrate alimentari, al vino, a tutti i prodotti che potevano interessare e la corte e i sudditi. Stiamo sempre parlando di cibo, stiamo sempre parlando di refezione, un passaggio importante che illustra una condizione particolarissima della mensa. Il vino che era richiesto anche in corte, i Gonzaga, Francesco II, Isabella d'Este, si approvvigionavano di vino qui dai frati. Le lettere corrono tra i marchesi di Mantova e gli abati, perché qui si viene a prelevare quell'ambrosia, quel nettare degli dèi che finiva sulle tavole dei potenti. Possiamo fare a meno di rilevare come i Gonzaga fossero specialisti, tra virgolette, di questa ambrosia. Ricordiamo per esempio Federico II, che voleva le botti avvinate con vino bianco
che dovevano contenere le malvasie, oppure possiamo ricordare Francesco II che amava i vini piccioli, cioè di bassa gradazione, mentre sua moglie, una donna che doveva seguire regole diverse, amava invece i vini grandi, perché quelli piccoli, così scriveva, facevano male allo stomaco. La Berselli, che già nella sua Cucina mantovana di Principe di Popolo, in appendice citava un elenco dei vini e delle uve prodotte in provincia di Mantova. Le uve erano 65, delle quali 44 da vino e 21 invece da tavola. Chiaramente le produzioni in buona parte erano limitate, a volte erano semplicemente dei vini fatti con le uve dell'orto. Una svolta l'abbiamo avuta negli anni 70-80, quando hanno cominciato a diventare di moda i vitigni internazionali, per cui quasi tutto l'Alto Mantovano si è trasformato in una distesa di vigneti di Merlot, Cabernet o Chardonnay. A partire dalla fine degli anni 80 la qualità del vino dell'Alto Mantovano veramente ha cominciato a fare passi da gigante. Luciano Piona ha cominciato a fare un discorso di elevata qualità e ha avuto successo, e lì ha aperto una strada. Saggiamente è stata seguita da tutti gli altri produttori dell'Alto Mantovano, che adesso, a partire dalla famiglia Stefanoni dell'azienda Ricchi, dalla famiglia Gozzi, la famiglia Boselli, Gianfranco Bertagna, e i giovani di Tenuta Maddalena, tanto solo per citarne alcuni, poi ce ne sono tanti altri, passi avanti notevoli che ha fatti anche il Lambrusco. La cantina di Quistello ha spinto molto sul Grappello Ruberti. Tutte le cantine sociali e adesso anche i produttori singoli hanno cominciato a fare un discorso di alta qualità. Anche il Lambrusco ha fatto notevoli passi avanti. Riusciamo ad avere nella nostra provincia un insieme di sapori talmente complessi e talmente variegati dall'acido all'amaro che sono elevatissimi. E tutto questo fatto da che cosa? Fatto dall'evoluzione della cucina, della rielaborazione della materia prima. Arrivo da una famiglia di contadini, perciò il legame con la terra, con i prodotti, con la materia prima c'è sempre stata fin dall'origine, l'assaggiare tutto ciò che la terra ti poteva dare attraverso gli animali cortile era una cosa abbastanza normale. Il ristorante apre nel 99, dopo circa 12-13 anni di esperienze di scuole alberghiere, si prosegue lavorando all'estero e facendo varie esperienze in locali importanti mantovani. In primis al Bersagliere a Goito, dalla famiglia Ferrari, all'epoca c'era Roberto Ferrari, io ho sempre lavorato in sala. Se a Mantova negli anni si è imparato a mangiare bene e bere bene, uno di questi artefici è sicuramente Roberto Ferrari, assieme al cugino Massimo del Bersagliere all'epoca di Goito. L'ultimo posto in cui sono andato a lavorare, che poi mi sono fermato per 4-5 anni, dal pescatore a Canneto sull'Oglio, dalla famiglia Santipe, c'è cioè un altro tipo di famiglia, con gestioni completamente diverse, ma però sempre con l'impronta del lavoro familiare. Il ristorante è stato fondato da mio nonno Antonio Santini nel 1929-30, la data non è proprio certa. Lui faceva il pescatore sul fiume, pescava e andava in giro in bicicletta a vendere il pesce. La nonna poi si sono sposati nel 1926 e la nonna ha cominciato negli anni 30 a cucinare il pesce, e da lì poi dicevano andiamo a mangiare dal pescatore. Sì, era un'osteria, si chiamava Vino e Pesce. Poi l'attività è stata continuata, mio padre si è sposato nel 52 con mia madre e hanno continuato questa attività migliorandone l'impostazione, adeguandola alle esigenze dei tempi. Io ho sposato Nadia nel 1974, quando eravamo ventenni, abbiamo continuato
a mettere dei soggetti e delle idee nell'attività di famiglia. Poi sono arrivati Giovanni Alberto, che in questo momento Giovanni dirige la cucina ed è lo chef di cucina, e Alberto dirige la sala e si occupa dei vini. Primo articolo sul pescatore l'ha prodotto Anna Gosetti della Salda, mantovana di Viadana, direttrice e proprietaria nel 1979 della cucina italiana. E il primo articolo uscito su un giornale nazionale l'ha prodotto lei. Da lì poi è partita una certa attenzione al pescatore. E nel 1982 arriva la prima stella Michelin, nel 1988 la seconda, nel 1996 la terza. E nel 1999 poi Esquire, una grande rivista americana, scrive alla ricerca del miglior ristorante del mondo, strillando il titolo in copertina, e dice: trovato, è il pescatore di Canneto sull'Olbia. Lì ha portato veramente la conoscenza o il pescatore a essere conosciuto in una parte importante d'America. Le suppellettili sulla tavola incarnano una presenza assolutamente significativa, possono essere splendide, d'oro, d'argento, di cristallo, di ebano, ma vi sono anche delle proposte molto meno consistenti. Qui, ad esempio, stiamo esaminando alcuni elementi di carattere conventuale, quindi delle suppellettili che provengono dal convento, che ecco qui la confraternita dei francescani, vedete le braccia che si intersecano con la croce, è un simbolo francescano, così come queste fiasche del pellegrino, importanti nel contesto alimentare del tempo, perché al loro interno erano conservati i liquidi. Qui ve n'è un'ampia proposta, ancora una volta presso il Museo Diocesano di Mantova, e infine alcuni momenti particolarissimi, la realtà della tavola conventuale attraverso queste scodelle, questo vasellame povero ma estremamente significativo sotto il profilo documentario. Vi è una sostanziale differenza tra il convivio cinquecentesco e quello ottocentesco. Al di là di questo, e non entriamo nei particolari, vi è una rappresentazione scenica che permane nel corso degli anni attraverso la proposizione di questi elementi decorativi che innalzano il rango dell'anfitrione a seconda che presenti delle suppellettili pregiate o meno. Abbiamo abbandonato i piatti d'oro o d'argento del Rinascimento per realizzare un contesto più sobrio, ma comunque sempre di grande bellezza. Gli apparecchiatori del Cinquecento si sono stemperati nei camerieri dell'Ottocento, ma le suppellettili sono sempre molto prestigiose, molto belle, anche se ovviamente nel corso di 3, 4, 500 anni il gusto cambia. Qui andiamo a un momento molto più prossimo al piacere del cibo che non al piacere di tutto quanto funge da corollario a un sistema spettacolo di grande potenzialità. La nostra storia poi ha delle cose molto importanti che sono degli incontri. L'incontro, per esempio, il primo incontro che io ho fatto è stato con Roberto Ferrari. Ci conosciamo, incominciamo a parlare di cucina, si conoscono anche le nostre mogli. Qualche anno dopo, negli anni verso metà anni 70, incontriamo anche Antonio, lui, la Nadia, e cominciamo a girare e a parlare di cucina. Allora era cominciata una bella amicizia con i ristoratori mantovani che allora erano all'apice, e parlo di Martini, dei Santini, dei Ferrari di Goito, dei Tamani, che avevano respirato l'aria nuova che Gualtiero Marchesi
aveva cominciato ad espandere nel territorio. In una serata nasce l'Italia in cucina, perché negli anni 80, nei fine anni 70, entra in Italia la Nouvelle Cuisine. Ci insegna che il piatto deve essere portato dalla cucina già fatto, non essere spiattato per essere magari rovinato esteticamente dal servizio di sala. E capiamo che ogni piatto deve essere guarnito con dei contorni, quello che invece noi passavamo e dicevamo che contorni gradisce, invece deve essere tutto predisposto. Quindi, cioè, la Nouvelle Cuisine ci insegna queste cose qui. Questi anni qui conosciamo anche un altro nostro grande ispiratore, Franco Colombani. In una serata nasce l'Italia in cucina. Un movimento che si è creato e che man mano, conoscendo anche colleghi di varie città che seguivano questo filone, siamo cresciuti. Se adesso mi metto a guardare la cucina mantovana, la prima sensazione, il primo sentimento che affiora è il grande amore che tante persone hanno avuto e hanno messo in campo ogni giorno per il bene della nostra terra, per il bene della nostra Italia prima, ma anche della nostra terra più circoscritta poi. Zucca sì, è piatto principe del mantovano, ma la cucina mantovana è ampia. Qui da noi c'è la civiltà della pasta, la civiltà del pane, la civiltà della polenta, la civiltà dei salumi. Tutto ruota intorno a quello che si può definire un grande fenomeno che coinvolge la società aristocratica e non, ma soprattutto quella nobiliare. Qui ci troviamo in una sala con una tavola imbandita, con degli elementi preziosi e decorativi, ma anche funzionali al progetto cibo, così come è visibile la credenza, dove erano proposti, ma solo in visione, gli elementi più belli, più significativi, i piatti più importanti, i calici, tutto quanto poteva concorrere a proiettare il prestigio del potens di turno che imbandiva la mensa, che chiamava nella propria casa gli ospiti, illustri o meno che fossero. Mantova nasce dall'acqua perché era l'acqua che la difendeva dagli attacchi, era l'acqua che ha fatto sì che Mantova crescesse e forse anche che rimanesse un po' più isolata rispetto ad altre grandi città, quindi con meno contaminazioni. Si è sviluppato anche attorno all'acqua un sistema che poi si è legato anche alla gastronomia, che nell'acqua ha trovato un grosso perché. In questo borgo così bello e naturale, nella Valle del Mincio, proponiamo la nostra cucina di casa. Vogliamo che la gente si senta accolta in famiglia, come tornare a casa di mamma, papà o degli zii o di cari amici conosciuti da tanto tempo. Forse non siamo contemporanei, ma sicuramente attuiamo la tradizione. La nostra storia si interseca all'Edelweiss di Casteldario, una bella e nota trattoria della nostra provincia. Troviamo questi bravissimi ragazzi che hanno un passato importante, sia Paolo che Fernando. Paolo era il socio di Fernando all'epoca, venivano dalla stazione di Casteldario, altrettanto buona trattoria, e avevano messo su il loro posto, il loro modo di far da mangiare. Da lì in poi le nostre due strade si sono unite e per essere più vicino a lui e condividere il suo modo di vivere e lavorare,
Sono andata a lavorare ai Garibaldini a Mantova. Lì ci sono stata 11 anni. Negli ultimi anni di questo percorso, Fernando è venuto con me e poi dal 2001 insieme abbiamo deciso di aprire la Locanda delle Grazie. Facciamo il luce in salsa e lo proponiamo secondo la vecchia ricetta di Agenore, l'antico oste che era qua 100 e passa anni fa, quando portava i signori che arrivavano da Milano, da Brescia o da Bergamo, li portava già nelle prime luci dell'alba a caccia e a pesca qui sul lago. Quindi lui cucinava per queste persone importanti che non potevano tornare a casa e puzzare di aglio o non aver digerito bene. E propone un luce in salsa particolare fatto senza aglio. La gente ti aiuta a evolverti, ti aiuta perché ha delle esigenze che non sono più quelle degli anni passati. Allora si alleggerisce e si cerca di andare incontro alla gente, perché tu non devi essere il professore in cattedra, devi ascoltare anche chi hai di fronte. C'è una contaminazione anche piacevole, perché la cultura è così che cambia, non è che si deve essere radicati al passato, no, bisogna evolversi però tenendo conto della tua storia. La gente si stufa di mangiare sempre le stesse cose, è inutile che laminiamo. Il cliente che il sabato sera va fuori, tutti i sabati, decide una sera di mangiare un risotto alla pilota, una sera deciderà di mangiare un risotto allo champagne col foie gras. È cominciato nel 1960, quando mio padre ha deciso di aprire una salumeria, coinvolgendo poi mia madre facendo le lasagne al forno, quelle verdi. La lasagna al forno, mia madre ha sempre cominciato a fare le pizze nel tegamino di ferro, e dopo dal Viale Piave verso Piazzale Gramsci si è liberato il locale dove è nato poi il Ritz, e assieme a mio padre abbiamo deciso di aprire il Ritz. Il risotto alla Ritz, che è una versione delle tagliatelle alla papalina, che è fatto con funghi, piselli, prosciutto legato con panna. Cucina mantovana prima, quindi risotto alla pilota, tortelli, e poi io ho cominciato a fare delle cose mie, come i rizzini, che erano dei tortelli in crosta, in pasta sfoglia. E mia moglie si è occupata subito dei dolci, e lì nacquero allora le meringhe, quelle che noi chiamiamo le meringhe alla francese, o il flottan, perché noi le mangiamo in Francia. Nel 66 nasce il Rizzino, per creare un angolo più intimo nei momenti di ressa, e dove io ho cominciato a fare cucina francese. Siamo passati a San Gervasio per dare più spazio alla ristorazione, e lì abbiamo sviluppato la cucina mantovana in meglio, con posaterie d'argento, marmi e così via, e poi con un inserimento di pesce. Mia moglie si è sbizzarrita sempre di più con i dolci, e quindi dalla mousse di fragole a un meraviglioso budino di melone con salsa di fragole e kiwi, e le fantastiche meringhe cotte sul latte con crema di zabaglione ammazzata secco. I buoni salumi e dei pesciolini fritti, buoni, l'anguilla, pesce gatto, di queste cose qua tradizionali. Anche in carta, comunque sempre dei piatti della tradizione, un po' modificati sempre come piacciono a me, non il classico. Io non sono quello che dice quella cosa si fa così, quella cosa si può fare come in 3000 modi. Non sono nato in una famiglia di ristoratori, sono nato in campagna ad Acquanegra. La mia passione per la cucina è partita quando avevo 6 anni, 5 anni, forse anche prima. Mentre mia nonna cucinava, continuavo a guardare quello che faceva e fargli domande. Gli dicevo: nonna, perché metti quello lì? Perché fai così? Perché fai cos'ha? Mantovana, ovviamente, e quindi vedevo le ricette, i piatti della nostra tradizione, agnoli in brodo, tortelli di zucca e via via. Non ero in una famiglia di ristoratori, quindi ho fatto altre cose. Con la scuola, ho fatto una scuola di tornitore meccanico e fresatore, e poi non mi piaceva fare quel lavoro lì, e ho fatto l'orologiaio con mio padre,
riparavo gli orologi, questo fino al 2003, quando ho detto adesso basta, non voglio più fare questo lavoro, voglio aprire un ristorante. Non riuscivo a star fermo su quei tre piatti e pian piano insomma, ho cominciato a fare piatti nuovi e via. E ne ho fatti tanti in questi 14 anni. Siamo passati dalla cucina aristocratica alla cucina borghese. Gli elementi che contraddistinguono l'una e l'altra sono assolutamente evidenti. Se facciamo riferimento alla cucina di Palazzo d'Arco, non possiamo non rilevare come la preziosità sia in vero scaduta, ma tutto quanto vediamo sia strettamente funzionale al progetto cibo, al progetto tavola. Qui non vi sono più le preziosità vedute là, ma vi sono gli elementi del quotidiano. La dimensione conviviale non è più la medesima. Un tempo si dava molto risalto alla spettacolarità, agli intermezzi musicali o letterari che fossero. Nell'Ottocento il discorso cambia perché è il piacere della bocca che prevale, è la ricerca dell'elemento gastronomico, anche se la parola è gastronomia, è una parola moderna. Qui si bada a saziare un altro piacere, che non è più quello degli occhi, ma è quello della bocca. La nostra proposta di cucina tradizionale mantovana è frutto di una continua ricerca. I nostri tortelli di zucca sono i tortelli che faceva la nonna, che fa la mamma e che fa la Greta oggi. Ma per noi è stato importante conoscere e confrontarci con i piatti dei grandi ristoranti mantovani. Questo locale è del 1915, originale, perfettamente conservato, continuamente restauriamo tutte le sue parti per mantenerne la bellezza. Abbiamo aperto come American Bar, dopo alcuni anni abbiamo iniziato con la cucina, con un semplicissimo spaghetto al pomodoro di grande successo. La richiesta del cliente è sempre stata maggiore e dopo, andando avanti, abbiamo iniziato a sperimentare. Greta propone due linee di cucina. Una di pesce fresco che noi selezioniamo su tutti i mercati del nord Italia con grande cura e l'altra della tradizione mantovana. Siamo ad Asola, terra di confine tra Parma, Cremona e Brescia. Ma l'influenza della cucina mantovana è molto più importante e forte delle cucine delle terre di confine. Il nostro territorio intanto ci offre delle materie prime che sono importanti, dalla zucca, per cui noi diventiamo, il tortello di zucca diventa il simbolo della tradizione mantovana, tanto più che è il piatto della tradizione della vigilia di Natale. Ma perché la zucca? Perché la zucca era nell'orto, perché allora si usavano solo i prodotti dell'orto. Noi continuiamo a fare naturalmente i tortelli di zucca attraverso l'esperienza di ciascuna generazione, vuol dire che ciascuna generazione ha il compito di porgere, di insegnare, di far assaggiare i tortelli di zucca alla generazione che viene dopo, per far sì che questo gusto entri nel proprio palato, entri nel proprio DNA. Dopodiché ogni generazione ha il compito di metterci mano, curarne i dettagli, cercare di migliorarlo laddove è possibile. In primis metterei i tortelli guazzarotti, che la gente se ne sbengà, perché mi vuole da fare a gul i fagioli d'inter, a gul i castagni secchi, a gul il vincot, una sfoglia non tanto ricca. Questi sono i mangiari. Quando io penso ai grandi cuochi di adesso, io credo che Gualtiero sia stato veramente il precursore e forse il più grande. Una sera seduti al tavolo di Gualtiero Marchesi, parliamo dell'Italia in cucina, delle nostre cose, e lui dice: in Italia manca un'associazione.
Lui veniva via dalla Francia, aveva capito che comunque c'era bisogno di innovare. La nostra era troppo una cucina casalinga, una cucina di territorio. Noi dovevamo espanderci, creare un piatto più bello, apparecchiare una tavola con più gusto, tutto quello che non era nella nostra cultura. E allora lui dice, potremmo fare un movimento che dopo sarà chiamata le soste praticamente. Le soste devono essere gestite dai proprietari e devono essere dei posti che hanno una adesso si chiama location, fatta di un certo tipo. Deve essere un bel locale, ma gestito però, cioè che deve esserci lo chef, il cuoco, che lo chef per lui non va mica bene, per il proprietario marchese, vuoi mai dire chef. Il cuoco deve essere della casa. Gli chef non esistono, esistono i cuochi e il cuoco è nato per stare in cucina. Abbiamo conosciuto molti cuochi importanti, soprattutto francesi. Nel 1997 c'è una telefonata e c'è un signore mi dice: buongiorno, sono Paul Bocuse, vorrei venire a mangiare da te, siamo in 7, ci fermiamo 3 giorni. Quando volete mangiare al ristorante? Non c'è problema, noi mangiamo venerdì sera, sabato mezzogiorno, sabato sera, domenica mezzogiorno, domenica sera. Io conoscevo meglio Pietro Gros, l'ho chiamato subito, gli ho detto: viene Paul Bocuse a cena da noi, a pranzo da noi, resta 3 giorni, fa, sei rovinato. Ed è stata una bella avventura, tant'è che al ritorno in Francia Paul Bocuse ha fatto un'intervista al Figaro e ha detto: ho trovato il più grande ristorante del mondo. Beh, insomma, non era certo vero, ma quello che diceva lui a quel tempo è legge, per cui lì c'è stata una grande visibilità in Francia e un grande successo di pubblico francese. Le ninfe, i satiri stanno preparando la tavola. È sempre un rimando al banchetto, al convivio che chiude qualsiasi storia. Oggi si dice che i salmi finiscono sempre in gloria, effettivamente ogni storia, ogni vicenda si conclude alla tavola. Tant'è che là si sta preparando quello che sarà il grande convivio nuziale per le nozze di amore, del Dio amore, con la povera Psiche che ha superato tutte le prove che sono narrate in questa sala. Questo banchetto deve ancora avvenire. Non abbiamo veramente neppure la tavola già imbandita. Noi vediamo putti o satiri, oppure ninfe, che stanno predisponendola. Possiamo immaginare quale importanza avessero le suppellettili da tavola, le piatterie, i vasi, i bicchieri, che vediamo rappresentati sulla parete da Giulio Romano in questa credenza, straordinaria credenza disseminata di elementi di grande pregio. È un omaggio da parte del pittore al cerimoniale scenografico che è parte integrante di un banchetto. Ossia il banchetto vale certamente per le vivande che propone ai suoi ospiti, ma vale anche per l'apparato che lo circonda, che lo contiene. Il momento cerimoniale ammette una lunga preparazione con maestri di cerimonia a questo adibiti. Nella sala di Amore e Psiche si concretizza la dimensione dionisiaca, forse di più orgiastica, che conclude il banchetto con le danze, con la musica, con il piacere che pervade i cortigiani, i commensali, che hanno sviluppato un tema importantissimo nella sala dei cavalli e qui giungono a concludere con la festa vera e propria, con una ricerca che va al di là della quotidianità
per aprirsi su scenari dionisiaci, appunto, nei quali tutto è festa, tutto è esplosione di piacere. Nel 1960 nasce l'idea di fare una grande mostra a Mantova e l'idea si fissa su un pittore come Andrea Mantegna. Nel mentre si svolgeva questa mostra era nato a Milano un comitato milanese della mostra del Mantegna formato da mantovani di Milano. Punto di riferimento era Dino Villani, l'inventore di Miss Italia, e il mio amico Cesare Parmigiani, suo stretto collaboratore, e nasce l'idea di far seguire a questa straordinaria mostra uno straordinario evento gastronomico. Ci risulta che lei, ad esempio, ha fatto venire addirittura della grappa di pere dal Giappone per un certo pavone farcito alla Gonzaga. Sì, questo è vero, ma non era di pere, era una grappa di riso e rose, che va servita sia con gli uccelli che con le pigne di pesce cane, con il famoso risotto alle pigne di pesce cane. Questo non rientra nel menù tradizionale della cucina mantovana? Questo è proprio una cucina internazionale. Ci si affida ad Angelo Berti, allora già notissimo, grande cuoco veramente, no? Che mette assieme una squadretta con un suo collaboratore, Giorgio Gioco, allora giovane rampante, Mara Iori Ancelotti, che chi magari mantovano è capitato al tartufo di Revero e lei era in cucina dopo. Quel che conta davvero è la calda comunicativa di Berti, il suo entusiasmo, il fascino di una personalità semplice ed umana. Si va a mangiare da Berti una volta e gli si diventa amici per sempre. Il suo nome acquista più larga risonanza con il grande pranzo gonzaghesco a Mantova. Berti aveva attinto alla storia gonzaghesca fino a mettere assieme la sequenza di 24 portate, che era la prima volta che accadeva a Mantova con altrettanti vini in abbinamento. Berti si dedica all'impresa con tutto l'entusiasmo di cui è capace. Studia, raccoglie informazioni sulla gastronomia del 400, fa preparare vasellame nello stile dell'epoca. Le 30 portate si ispirano alla storia e alla tradizione della signoria mantovana. Alcune sono riprese da ricette del 400 che Berti accortamente adatta al gusto di oggi. Trovatori, ballerini, mimi, tutta l'attrezzeria scenica. Nomi suggestivi come pavone reale alla Mantegna, consommé Isabella d'Este, conchiglie alla Barbara di Brandeburgo fanno rivivere ai convitati l'atmosfera di un tempo lontano. In tutto il mondo si parla di questo pranzo. Nasce il personaggio Angelo Berti. Spalancò le porte su una questione veramente trascurata, vorremmo dire, al tempo, che era quella della convivialità, quella del cibo, quello del banchetto, che all'improvviso esplose in tutta la sua forza e quel momento, quella grande stagione, fu quella che veramente segnò un termine insieme, qualche tempo dopo, al libro di Don Costante Berselli, Cucina di Principi e di Popolo. Dopo sappiamo che cosa è accaduto, il bersagliere di Goito, Gaetano Martini, i Tamani a Quistello, l'Aquila Nigra. In certo momento è proprio stata una caduta di stelle su Mantova durante gli anni Ottanta. Anche se va detto che il primo che ha aperto, diciamo, la strada è stato Don Costante Berselli. Don Costante era sempre di fretta, era sempre in ritardo,
praticamente. Era una fucina di idee, si interessava di cucina, ma è stato un grande editore, è stato un personaggio che ha amato la velocità, aveva sempre macchine veloci, per lui si spostava parecchio. Il testo della cucina Il Principe di Popolo l'ha testato lui con Angelo Berti. Tutte le ricette dello Stefani, quasi tutte, sono state testate con nella cucina di Berti. Facevano le ricette, eseguivano il tutto e poi dopo, perché le ricette dello Stefani non sono proprio con degli ingredienti ben specifici. Qualcuno ha i quantitativi con le misure di allora, ma spessissimo non ci sono. Quelle dove sono, diciamo, le misure sono quelle che probabilmente hanno testato insieme. Qual è il piatto migliore della cucina mantovana per lei? Sono i piatti più semplici. Ma per lei qual è il migliore? Al risotto di triduli, perché è un piatto che non è conosciuto anche nel mantovano. Veda, è un piatto che, oltre il riso, che ha una particolarità che nasce nell'acqua, lo stesso frutto che lo condisce anche nasce nell'acqua. Qual è il segreto della cucina mantovana? È la semplicità, non c'è altro. Guardi, i piatti meno arzigogolati sono sempre i migliori.